ad un passo da te. Entrano in vigore nella maggior parte dell'Unione Europea, Italia compresa, nuovi standard per il riutilizzo sicuro delle acque reflue. Le nuove norme aiuteranno gli agricoltori ad accedere a un maggior numero di fonti di acqua sicura per l'irrigazione, essenziale nel contesto delle ricorrenti siccità. Inoltre contribuiranno a preservare le risorse idriche necessarie agli ecosistemi acquatici e terrestri. Un tema ricorrente, quello della tutela del patrimonio acqua, legato ai problemi dei cambiamenti climatici. La siccità e le alluvioni che stiamo vivendo sono le due facce della stessa medaglia. È proprio per questo che come ANBI, come mondo dei consorzi di bonifica, stiamo cercando di creare quel sentiment e soprattutto di creare quelle politiche per cercare di dare delle risposte a questo strutturarsi dei cambiamenti climatici che stanno impattando in modo negativo su tutte e non solo le produzioni agricole ma anche sulle popolazioni e sui territori. Dobbiamo fare uno sforzo importante perché il tempo che abbiamo di fronte non è molto, però nello stesso tempo vogliamo vincere la sfida dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, una sfida importante per mettere in campo tutte quelle innovazioni, quella tecnologia che ci permette di gestire meglio una risorsa che ha sempre più pressione purtroppo a causa dei cambiamenti climatici. All'agricoltore dobbiamo dare l'opportunità di continuare a produrre in termini di quantità e in termini qualitativi, dobbiamo dare anche però la competitività del prodotto agricolo e lo vogliamo fare utilizzando al meglio la risorsa acqua. Oggi il decreto siccità è una prima risposta a un tema strutturale come quello della siccità, non è più un problema emergenziale, abbiamo bisogno di questo decreto di dargli le gambe e di cercare di creare le condizioni perché un finanziamento pluriennale ci permette di diminuire quel gap infrastrutturale che oggi abbiamo. Noi oggi nel paese tratteniamo solo l'11% di acqua che piove, dobbiamo portarlo degli standard del 35-40% che sono i livelli che altri paesi europei come la Spagna e il Portogallo negli ultimi 10 anni hanno raggiunto. Se riusciamo a fare questo aumentiamo la resilienza del territorio e aumentiamo l'adattamento ai cambiamenti climatici perché purtroppo i cambiamenti climatici, se mettiamo anche in campo qualsiasi azione di mitigazione, non rallentano nell'immediato ma occorre tanti anni e noi non ci possiamo permettere il lusso di rimanere fermi. I dati sugli indici dei prezzi agricoli pubblicati da Eurostat evidenziano che nel primo trimestre del 2023 si sono registrati continui aumenti dei prezzi delle materie prime agricole, mentre l'andamento dei consumi fa registrare ancora segnali di debolezza per quanto riguarda i volumi di vendita nel comparto alimentare, con una contrazione a volume di circa -4% su base annua. In questo contesto si evidenzia come le imprese agricole dei comuni colpiti dall'alluvione di maggio 2023 siano ancora in grave difficoltà se non viene prorogata la sospensione delle rate dei finanziamenti e dei leasing dei mezzi agricoli, terminato lo scorso 30 giugno. Energico comunque l'impegno dei giovani agricoltori romagnoli che procedono con le pratiche agronomiche consapevoli della forza della cooperativa di appartenenza. Siamo a San Mauro Pascoli, nell'azienda Aldini Paolo. La famiglia Aldini è qui da più di un secolo. È casa mia. È il fascino dell'antico e del nuovo che poi vado a rappresentare io. E abbiamo 7 ettari. Coltiviamo per orogel, bietole, spinaci, cicoria, quest'anno anche cima di rapa. E poi abbiamo altre colture, fagiolino, grano per la rotazione. Per mantenere il terreno salubre, evitare attacchi di infestanti, insomma. Mi hanno fatto una capa così a scuola con bisogna fare la rotazione, altrimenti gli infestanti riempiono il campo. Residuo zero consiste nel distribuire sì prodotti chimici di sintesi, ma con un occhio al tempo di carenza di quest'ultimi. Così che si ottiene un prodotto privo da residui chimici al suo interno che a conti fatti è anche migliore di un biologico, perché
il prodotto biologico ha dei residui di prodotti che sono consentiti nel biologico, mentre invece un prodotto orogel ha zero residuo. Cooperativa vuol dire benessere, vuol dire famiglia, vuol dire orgoglio personale. Responsabilità sul mio territorio, un'occasione per aggiungere una voce di un ventenne a un'assemblea che conta persone di grande esperienza, che stimo molto e che sono necessarie, ma avere un panorama più variegato a livello di età, di menti, di idee, giova all'azienda, insomma. Grazie appunto al lavoro di Orogel, di Arpor e tutto ciò che gli ruota attorno, abbiamo potuto, mio padre in realtà, poi io mi sono accodato, ha costruito una serra in vetro con pannelli fotovoltaici all'insommità e lo usiamo principalmente per scalare l'impatto energetico che avrebbe l'azienda. Infatti innaffiamo principalmente di giorno, adesso non si può vedere l'impianto di irrigazione in funzione, ma principalmente innaffiamo di giorno proprio per sfruttare l'energia del fotovoltaico, che quella in eccesso poi viene distribuita nella rete. Volevo puntare sulla ferta irrigazione, su delle sonde idriche all'interno dell'appezzamento, su allargare anche l'appezzamento, l'acquisto di un trattore a 100-120 cavalli, insomma, per darsi una mossa, ecco. Durante l'alluvione il panico, perché a vedere tutta quell'acqua arrivare giù dal cielo mi ha fatto veramente impressione, ho avuto sinceramente paura. Campi più prossimi alla strada, quindi circa 4 ettari, sono stati allagati. Per fortuna la sapienza e il know-how di Paola Ladini hanno saputo sopperire a questo problema, per cui hanno sgrondato in poche ore e quindi la coltura si è salvata. Cosa ha portato? Ha portato alla crescita di tante infestanti, soprattutto in una parte specifica. E eravamo con l'acqua alla gola, io e mio babbo non sapevamo come tirarci fuori da questa situazione. Questo ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare al problema che hanno le aziende grandi, 40, 50 ettari, 60 ettari, anche di più, che non hanno tempo di mettersi con i propri dipendenti, che probabilmente sono anche pochi, visto che è tutto meccanizzato, a estirpare le erbacce, perché ci sono altri lavori più importanti da fare, più urgenti. Sarebbe stato utile fare degli investimenti nella cooperativa per un macchinario. La funzione è quella di bruciare le erbacce con un sistema a raggi laser. Sembra fantascienza, sembra un'astronave anche a vedersi, ma è un macchinario trainato da un trattore che fa sull'ettaro all'ora e con delle fotocellule riesce a riconoscere le erbacce e a bruciarle senza danni all'ambiente, senza danni alla cultura, senza uso di chimica, senza uso di manodopera, con un grande, enorme risparmio di tempo. Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto flussi dopo anni in cui i flussi erano approvati dopo gli ingressi. L'Italia torna a programmare per dare risposte al mondo delle imprese che chiede manodopera, soprattutto nel comparto dell'agricoltura. Si cerca di mettere fine alla sbagliata consuetudine dell'uso dei provvedimenti transitori, dando seguito all'analisi dei fabbisogni delle realtà produttive emersi dal confronto con le associazioni datoriali e sindacali, annuncia il ministro all'agricoltura Lollobrigida. Obiettivo è ridurre il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro. Inoltre, per l'agricoltura sono previste specifiche quote per i lavoratori che provengono da quegli stati che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare. Viene quindi prevista una quota aggiuntiva di 40.000 lavoratori stranieri interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico alberghiero. Il governo ora lavora per accordi che prevedano processi di formazione per chi arrivi in Italia. Nelle campagne italiane c'erano al 2021 1.072.000 dipendenti, quasi un terzo dei lavoratori è straniero e rappresenta il 32% del totale degli operai agricoli in Italia. Continua a cambiare anche la geografia di provenienza, aumentano gli extracomunitari, in particolare indiani, albanesi e marocchini.
Rinnovo delle cariche per la cooperativa Apora, che gestisce lo stabilimento di Ficarolo in provincia di Rovigo e coltiva in Emilia Romagna e Veneto prodotti d'eccellenza come piselli, fagioli, soia d'amame, zucca, cipolla, una cooperativa che continua ad investire in persone e innovazioni tecnologiche. Innanzitutto ringrazio chi mi ha sostenuto in questa candidatura da presidente di Apora e quindi che mi ha eletto. Ringrazio l'ex presidente Laghi Pierangelo, che non è uscito dal consiglio ma è rimasto vicepresidente, quindi una buona spalla per aiutarmi a capire tutto quello che è la nuova compagine e sfida di Apora. Abbiamo inserito in consiglio due nuove figure, due consiglieri, abbiamo aumentato il consiglio da 7 a 9, i due nuovi inserimenti sono una quota femminile, Simona Rubaconti, e un ragazzo molto giovane, Luca Venturi, 26 anni, e quindi guardiamo al futuro anche nel cambio generazionale del consiglio, piano piano, così come in tutte le sfide della cooperativa. In questo momento abbiamo già investito tanti soldi, dal 2008 ad oggi, in questi 15 anni, sono già stati investiti oltre 30 milioni di euro, ma soprattutto abbiamo ambizioni importanti e quindi di ampliamento, di costruzione di una nuova cella automatica simile per dimensione a quella di Cesena. Il primo problema dell'agricoltura in sé, partendo dalla campagna, è il cambio generazionale nelle aziende agricole, ma anche in tutto quello che ne consegue. Quindi noi abbiamo aziende che hanno fatto benissimo fino ad oggi e dobbiamo creare quelle figure che possano portare avanti altrettanto bene, se non meglio, quello che è stato costruito fino ad oggi. Quindi è una sfida che ognuno di noi deve mettersi a cuore, cercando di sviluppare questo progetto. Ad oggi, come primo obiettivo, noi abbiamo quello di cercare di sostenere le aziende agricole per quello che è successo durante il 2023. Quindi il primo obiettivo che abbiamo oggi è quello comunque di essere a soccorso di tutte queste situazioni drammatiche, particolari dell'annata. Poi l'altro obiettivo è quello comunque come azienda di continuare e migliorare l'operatività che stiamo già facendo. Ad un passo da te.